Bentornati amici arcieri per un altro appuntamento con la nostra rubrica dedicata ai libri che parlano appunto di tiro con l'arco. Io spero che i primi appuntamenti vi siano piaciuti. Abbiamo visto dei romanzi, abbiamo visto dei manuali. Oggi proveremo qualcosa di diverso ancora, sempre con la consueta metodologia dei due libri da guardare in poche parole insieme. Infatti oggi voglio dedicare l'attenzione a due libri che trattano dell'arco in due modi diversi, sia dal punto di vista letterario, che è un modo molto affascinante che non tutti gli arcieri conoscono, sia dal punto di vista storico, pratico, rievocativo, sperimentale. Spero di avervi incuriosito abbastanza, per cui ci rivediamo subito dopo la sigla. I due libri in questione sono di Casadio, L'arciere nell'antichità greca e romana, mito, letteratura e storia, e D'Alessi, Frecce del passato. Partiamo col primo, con Casadio. È un testo in cui più che l'arciere dal punto di vista storico, dal punto di vista anche pratico di colui che tendeva un arco antico, viene presentato l'arciere attraverso la letteratura greca e romana, quindi attraverso i testi storiografici, attraverso le commedie, le tragedie greche, attraverso i testi romani. Per cui abbiamo una visione un po' particolare. E in qualche modo qua, attraverso questi testi, riusciamo a capire perché, ad esempio, Talos, ne abbiamo già parlato, ricordate? Perché ad esempio Talos, quando impugnava il suo arco, non era visto come il prototipo dei greci. La risposta è lunga, ben spiegata, in questo libro, con tutte le informazioni, le citazioni del caso, ed è molto affascinante. In pratica, i greci avevano una visione dell'esercito, della guerra legata all'individuo che combatteva corpo a corpo. E proprio in questa distanza ravvicinata c'era il valore. L'arciere che combatteva da lontano non era mai visto come sinonimo di valore, tant'è che molto spesso l'arciere era anche il barbaro, il persiano, che veniva da Oriente. Sia per i greci che per i romani era il nemico e l'arco era la sua arma. Quindi padroneggiare un arco significava padroneggiare un'arma straniera, un'arma nemica. E quindi non era una bella cosa, a differenza di padroneggiare lo scudo, la spada, la lancia, il gladio romano, che era simbolo di coraggio e di virilità. Il secondo testo invece è molto diverso. E già la copertina a me piace un casino, perché si vede un'immagine che è recuperata da una maglia tradizionale con una freccia quasi antica, ma l'arco è un arco molto recente. Vediamo chi nei commenti riesce a capire che arco è questo. Allora, di cosa parla Carlo D'Alessi? È un libro, lo vedete, voluminoso. Ha una prima parte molto interessante, storica, in cui va a vagliare le varie versioni degli archi antichi, primitivi, romani, greci. È vero, io prima ho detto che i greci non avevano tanto l'arco, però qualcosa c'era anche là. Vichinghi, medievali, soprattutto medievali. E poi c'è una seconda parte che io trovo davvero molto avvincente, lui la chiama la seconda parte l'esperimento, in cui spiega, anche con una buona precisione, con delle belle, con dei bei disegni, come ad esempio andare a ricostruire un arco. Quindi l'esperimento, perché è proprio arceria sperimentale, con dei bei disegni e con tutto quello che riguarda la costruzione non solo dell'arco ma anche di tutto quello che ci ruota intorno, comprese ad esempio le corde, le frecce e anche le punte. Da adesso si va a spiegare come, partendo da un tondino di ferro, si può ricavare una punta. Io, che non ho mai maneggiato martello e incudine, ho provato a farlo e sono riuscito. Va bene, non sarà una freccia, una punta bellissima, ma rispetta i canoni della punta medievale. Per cui direi che anche a livello sperimentale è un libro decisamente interessante. Spero di avervi incuriosito con questi due libri, di avervi fatto venire voglia di leggerli e spero che io stesso leggerò molti dei vostri commenti qua sotto.
Come sempre, se il video vi è piaciuto, un mi piace non guasta mai, iscrivetevi al canale e magari suggeritemi altri libri da recensire. Io qualche idea per il prossimo ce l'ho già. Qua ne ho alcuni e vi attendo le prossime settimane. Ciao!